quanti, grazie, grazie per questo bellissimo applauso. Allora, signori, stasera ho portato un ospite speciale. Adesso ve lo andrò a presentare. Pompiero paura non ne ha, il pompiero paura non ne ha, il pompiero paura non ne ha, Vabbè, scusate, c'è qualcosa... Sì. Allora... Stavo per presentare un ospite speciale. Cosa ci fai qua, Piero? Allora, io ho deciso di lasciare la comicità. La comicità, e fai bene. Che mi hanno detto che non sono adatto. Sì? Anche perché non si guadagna niente. Ah, ok. Questo lo diciamo a tutti. E praticamente io vorrei fare il pompiero. Sì, no, l'ho visto come sei vestito. Ma, sì. Ma di già sei vestito. Sì, praticamente io già ho fatto in concorso, sono stato nel comandante, ho detto voglio diventare un pompiero, e lui mi ha detto, dice, prenditi questi attrezzi che sono della base per fare il pompiero. Ah, ok. Che sono? E praticamente lui mi ha detto, dice, prendi, lascia. Cioè? E non capivo. Io dice, prendi, lascia. Prendi, lascia. O la prendo o la lascio, capito? Infatti lascia... E lei cade, capito? Vabbè, scusate. E poi, questo... e poi mi ha dato questo. Cioè? Mi ha detto, cioè, stai attento perché questo è l'ultimo rimasto della sua specie. E perché? È in via d'estintore. E mi ha detto, cioè, stai attento perché mi raccomando. Ma invece stai attento veramente perché questo è un estintore. Hai controllato la pressione? Sì, 80 la minima e 120 la massima. Allora lo mettiamo qua, che questo però dice, mettilo qua, se ci ben attento, questo è qua. Vabbè, scusa, dice... Piero, allora no, scusate, veramente, tu non puoi fare il pompiere, cioè ti rendi conto? Perché non posso fare il pompiere? Ma non può mai paura di qualunque cosa. Allora vi racconto questa, l'altro giorno doveva salire le scale, erano bagnate, non ho paura di scivolare. E che vuoi se soffro di all'ipocondria? E non ne posso salire le scale se soffro di all'ipocondria. Ma cos'è l'ipocondria? No, io lo posso fare il pompiero, va bene, posso fare, sono bravo e lo posso fare. Ma che dici? Ma non sai niente. Ma che sono un sacco di cose sui pompieri. Sì, tipo? Le barzellette. Barzellette, quelle sono sui carabinieri. No, quella è tutta verità sui carabinieri. No, le barzellette sono sui pompieri. Spero che non ci siano carabinieri. E speriamo manco pompieri. Vabbè. Allora, sentiamo sta barzelletta sui pompieri. Sai cosa succede a un pompiere che mangia due arancini a carne? Che cosa? Ci brucia il suono. Capite? E il pompiere ci brucia. No, vabbè. Non fa ridere. Ma per favore, oppure poi gli date... Sì. So anche la canzone. Sa anche la canzone, sentiamo. Anche se di notte suona la sirena. E questo è vero. No, però è sbagliato, se penso. Perché? Io la notte dormo, suona la sirena. Io devo dormire. La mattina può suonare uno parte. No, Piero, allora il pompiere è un lavoro eroico. Cioè, anche la notte tu, cioè, ti svegli di notte e vai. Ah, è giusta, no. La canzone è giusta, continua. Anche se di notte suona la sirena. Sì. Io m'ecco malato e chiamo l'infermiera. Il pompiero paura non ne ha. No, vabbè, allora facciamo un applauso, per favore. Io. Allora, ti prendi questo applauso, così può essere che smetti di fare il pompiere. Io ti posso fare una domanda da pompiere, vediamo se sai rispondere. Allora, una domanda, vediamo. Allora, se una signora rimane incastrata nell'ascensore, che fai? Se è mesogena, niente. Ma lasciamo là. Che può essere, ma non è un pompiere. Vabbè, allora, oppure te ne faccio un'altra. Siamo in una foresta, sì. E c'è un incendio, sì. Ma non riusciamo a individuare le fiamme. Cosa fai per trovare il fumo? Chiamo un spacciatore. Lo chiamiamo lo spacciatore, lui ci porta il fumo, ti serve l'erba, lo chiamiamo. Piero! La devi smettere con questo. Vabbè, allora faccio un'ultima cosa, così vi dimostro a tutti quanti che tu non puoi fare il pompiere. Allora, una prova di quelle semplici, ok? Ipotizziamo che c'è un palazzo, ok, sì. Di 10 piani, sì. Al decimo piano c'è un gattino che si sta per gettare. Allora, tu lo devi salvare, quindi corri, 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 arrivi davanti al palazzo di 10 piani e che fai? Aspetto. Che cosa? L'ascensore. Di 10 piani, l'ascensore, sono anche io. Allora fermi. No, non esiste proprio il pompiere, non sta all'aspetto. Anche perché metti caso l'ascensore è bloccato. E chi sei colpa di me su oggi? Raga, ancora da rintrare, vedi? È colpa di mia che è bloccato per mia sorella. Basta, non c'è l'ascensore, sali le scale, forza. Sali le scale, dai, veloce, il gattino, veloce, che tre, si butta, vai. Quattro, dai. Cinque, dai. Mi fermo e sono la signora Mandalà. Perché? E mi serve un bicchiere d'acqua, figlio mio, 5 piani sono assai. Ma tu sei il pompiere. Hai ragione, cioè io ho l'autobot là sotto, che sono per l'acqua. Allora scendo, ho l'autobot, mi prendo la
acqua, me ne bevo, mi riempio una borraccia, mette caso mi viene di nuovo sete e riprendo. Salgo. Vabbè, primo, sì, secondo, terzo, quarto. Sono la signora Mandalà. Perché? Ci faccio mettere un po' d'anice, cioè magari mi disseta prima. Vabbè, basta, lascia stare la signora Mandalà, il gattino sta per cadere. Ottavo. Nono. Decimo. Arrivi là e c'è una porta chiusa. Che fai? Chiami i pompieri. La porta è chiusa. Sei tu il pompiere. Giusto. E allora rimango ottimista. Come mai? Chiusa una porta, sarà un poitone. Vabbè, vabbè, apri la porta, forza. Con l'accetta, apri la porta, arrivi là davanti. No, il gattino si è buttato. Boh. No. Non fare così, dai. Non si muove. Mi era affezionato, 10 piani. Ho fatto, me lo sarei noleggiato, me lo portava a casa. Si dice, vabbè. Scusa, vabbè, dai. Non si muove, è morto. Vabbè, non ti preoccupare, si sa, i gatti hanno 7 vite. E mi sa che chi sarà l'ultima. Il pompiero paura non ne ha. Vabbè, facciamo un applauso a Piero il pompiero. Scusate per questo momento che mi ha interrotto, perché adesso è arrivato il momento veramente quello importante, dove andiamo a presentare, signore, una persona, mi raccomando, una persona molto importante a livello internazionale, solo per voi al live show, la regina Elisabetta. Buonasera, facciamo un applauso alla regina Elisabetta! Ma quale onore e quale piacere averla qui questa sera! Thank you so much. Ma voi ragazzi, insomma, io penso che tutti abbiate saputo della notizia della regina Elisabetta, non c'è più. I'm not die. Ah, non è vero, non yes. è vero. Yes, because I don't work for the crown. Ah, era stanca di fare il lavoro della regina? Yes, yes, and stay in Sicily for all day. E sta in Sicilia in vacanza. Yes, but it's a secret. Don't talk anyone but us, yes? Ok, ci penso io, lo dico a loro. Non so se avete capito, però mi raccomando, silenzio, non diciamolo a nessuno. Yes. No, aspetti, regina, siamo in televisione, lo sanno tutti. Minchia, un cucciavo. Yeah. Good evening, good evening. Muta muta, please. Regina! Muta muta. Ma iniziamo così, subito. Muta muta, yes, yes. Muta muta, please. Allora, regina, innanzitutto, visto che è in vacanza qua in Sicilia, come lo passa il tempo, mi dica? It's very well. Ah. I find Sicily, okay. Because yesterday I passed the day with my friend. Ah, ieri ha passato del tempo con una sua amica. Yes, yes. E chi sarebbe? Una baronessa? No, Enza Peretusa. Yes. Elsa Peretusa. Yes, suffer of the meteorism. Meteorism. Sopra, no. Sacaca. Sacaca, tutto puzza. No, no, non si dicono certe. Si dice meteorismo. Meteorismo, yes, meteorismo. Yes. Oh, the crown. No, non si abbassa. Puttana la regina. No. Carrio, yeah. Carrio, carrio. Facciamo un applauso alla regina, che meraviglia. Good evening. Ta-da, yes. We're going to the event, important event. Ah, e sono stati poi a un evento importante. Yes. E cioè? La Sagrada da Pisticcio of Bronte. Yeah. Pistacchio. Pisticcio, yeah. No. Yeah. Very good, you like pisticcio? No, no? Il pistacchio. Yeah, with everything with pisticcio, salsiccia, polpette, arancine, yeah, yeah. We have the slogan. Ah, c'era uno slogan? Yeah. The pisticcio è bello, amiche fa budello, yeah. Slogan, yes, yes. Pistacchio. Pistacchio, yeah. Va bene, poi si ferma. Yeah, yes. And after we play with my friend. Ah, poi hanno fatto un gioco insieme yes, agli amici. Yes. E che gioco avete fatto? I tocchi vino, yeah. Ma come scemo, yeah, tutto monkey, yeah. Le scimmie. And after we're going to see a concert. Ah, e poi sono andate a vedere un concerto. Ah, bellissimo. E suppongo che l'abbiano portata a vedere un concerto di musica classica, tipo Mozart, Beethoven. No, no, Gianni Light Blue. Scusi? Gianni Celeste. Yeah. I like it. Andrà sta scivola, non ce voglio sto, yeah. Povino gabbiano, yeah. I like it, yeah. Tra l'altro è di Catania. Catania, yellow brim, and I was near, yeah. After I see you, yeah. Ah, dopo lo chiama, yeah, esce con Gianni Celeste. Facciamo un applauso alla regina, che bello, dai. Ospite internazionale. Yes.
Vabbè, comunque ho notato che lei parla veramente bene il siciliano. Yes, because I have a Sicilian teacher. Ah, perché c'è un insegnante di siciliano. Yes. I learned a word and use in the traffic. Ah, ha imparato da poco una parola che si utilizza spesso nel traffico. E cioè? Qui noto. Ma come? You drive qui noto. No, regina! I all said that could not with pedigree! Che senso col pedigree? Qui non di razza, yeah! With pedigree, with pedigree. Vabbè. Yes, yes. Vabbè, dico, spero sia l'unica parola. No, no, other people. Sorry! So, thank you! Sta succedendo, la prendo io, regina. Bugello, troppo bugello, sorry. Si dice confusione. Confusione. Yes, stava per uccidere Sara. Sorry. Yes, che stiamo riuscendo? Yes, I don't remember. No, allora, stavamo parlando. Ah, alle parole. Di un'altra parola. Catanese. Ah, un'altra parola catanese imparata. It's very particular. Una parola particolare. Yes, because the catanese use the word before the action. Ah, si utilizza questa parola prima di fare un'azione, yeah. E cioè? Che spacchio ricci, che spacchio fai, che spacchio comune, yes, si catanese. Sì, catanese, alza una palla, io... veramente non è facile. No, sta corona. Non è facile. No. Va bene, allora abbiamo detto tutto, è stato bellissimo averla qui. Allora, però, prima di andarsene, regina, ci può lanciare un messaggio, dire qualcosa? I have a message for the ecology. Ok, un messaggio sull'ecologia. Yes, sì. Yes. Allora, sentiamo il messaggio, sì. The scientists told the global warming. Sì. Gli scienziati mi hanno detto che il riscaldamento globale will cause the sea to rise. Causerà l'innalzamento dei mari. And the melting for the ice for me is a big problem. E lo scioglimento dei ghiacciai per me è un enorme problema. Per quale motivo? Perché un ghiaccio senza spizza fa schifo. Spizza fa schifo, arrivederci. Vabbè, yeah, arrivederci. Turisti, yeah, regina! È successo di tutto. Thank you. Ma i respinti! I fantastici respinti! Grazie!